Chi pensava che Hyrule Warriors sarebbe stato un titolo minore, schiacciato da Mario Kart 8 e Super Smash Bros., dovrà forse ricredersi. Perché il titolo che approderà sui Wii U europei il 19 settembre non solo ha già convinto i fan di The Legend of Zelda, ma promette anche un gameplay più vario e divertente rispetto a quello dei classici Musou. Le nostre prime prove ci lasciano moderatamente fiduciosi. In attesa di sapere se il gioco reggerà sulla lunga distanza, ecco le nostre prime impressioni. Hyrule Warriors nasce come una collaborazione tra Nintendo e Tecmo Koei. Il matrimonio ha conseguenze piuttosto ovvie. Zelda offre ambientazioni, eroi, nemici e boss, qualche enigma e le conseguenti armi per superarli. Dynasty Warriors invece apporta il proprio gameplay tradizionale, temprato dai molti episodi ambientati in vari periodi del periodo feudale nipponico e cinese, oltre che negli universi immaginari di One Piece, Gundam e Ken il Guerriero. In breve, il gameplay ha a che fare con scontri tra armate, l'esercito di Hyrule dall'altro, mostri e creature obbedienti a Ganondorf dall'altro. Le missioni vi chiedono di esplorare una mappa e portare a termine uno dopo l'altro gli obiettivi assegnati, ciascuno dei quali avrà sempre a che fare con la conquista ed il controllo del territorio. Ripulendo i presidi dalla feccia avversaria, il nostro esercito si ingrandirà. Altri soldati ingrosseranno le fila, e tra di essi potrete scorgere alcuni personaggi secondari dei vari episodi di Zelda, come Impa, Igoron e addirittura un Cocò. Il sistema di combattimento non si discosta affatto da quello ultra collaudato dei Dynasty Warriors, eccezion fatta per la vulnerabilità di alcuni boss solamente ad un oggetto, come da tradizione degli Zelda. Ad esempio, solo le bombe possono fare danni a Mega Dodongo. Tra pozioni, magie in boccetta e supermosse, le barre da tenere d'occhio sullo schermo sono innumerevoli, ma ciò va anche a vantaggio dell'esplorazione del sistema di combattimento da parte dei giocatori più smaliziati. Hyrule Warriors pesca le ambientazioni soprattutto dai capitoli più realistici, ovvero Ocarina of Time, Twilight Princess e Skyward Sword, e con essi eroi e nemici. Uno degli aspetti sicuramente più interessanti risiede nella possibilità di impersonare un personaggio differente a seconda della missione e delle proprie attitudini in battaglia. Oltre ai più classici come Link o Zelda, ce ne sono di più particolari, come la principessa del crepuscolo Midna. Ogni personaggio potrà scegliere tra due o più armi da impugnare, così da variare ulteriormente il proprio stile di combattimento e le combo a disposizione. Solo nella modalità principale la longevità è garantita, ma chi cercasse altra sfida potrebbe trovare interessante la modalità avventura. Si comincia con una mappa che ricalca quella del primo episodio per Nintendo 8-bit. Ogni sua tessera nasconde una specifica sfida, che se superata sbloccherà le tessere limitrofe e quindi nuove sfide. Avanzando in questa modalità sbloccherete anche nuovi personaggi ed armi esclusive. Convincenti anche il comparto tecnico ed artistico, forse non in grado di sbalordire come quelli di altre produzioni Nintendo, ma estremamente efficaci soprattutto in chiave di rilettura dei personaggi, degli oggetti e degli ambienti storici della serie. Il motore di gioco dal canto suo garantisce un'esplosione di effetti speciali ed un grande numero di personaggi su schermo in modo sempre fluido e costante. Il primo impatto con Hyrule Warriors ci lascia curiosi di fronte a questa rilettura della saga di The Legend of Zelda secondo le regole ed il gameplay dei Dynasty Warriors. Il fanservice offre eroi, nemici, ambientazioni, armi e strumenti, mentre i designer di Tecmo, insieme a quelli di Nintendo, hanno messo assieme un battle system più fluido e pulito della media dei Dynasty Warriors. Il risultato finale potrebbe andare ben oltre le nostre aspettative.